c'è certezza che noi stiamo vedendo in modo relativo, ossia in modo uguale e contrario alla vera azione. Allora, se è uguale e contrario e noi vediamo una vita che qui è mortale e definita, quello che è contrario a questa vita definita è una vita infinita, indefinita. Quindi noi possiamo essere sicuri che la vita vera a cui questa è relativa è infinita perché noi qui la vediamo definita. Possiamo vederla assoluta perché qui la vediamo relativa. Ma badate bene, Dio Padre si è messo nella croce del relativo. Significa che l'assoluto si è condizionato al relativo, ad ogni relativo, alla molteplicità di tutti i possibili relativi. Quindi c'è un'infinita possibilità di figli, che sono un infinito. E quello che è dall'altra parte, c'è una vita tutta unita in Dio Padre, è là dove noi figli tutti andremo, in una comunione, perché? Perché in questo lato dell'esistenza non esiste per nulla una comunione, ma esiste proprio una infinita divisione in tanti io relativi. Quindi, se vediamo la presenza qui di tanti esseri relativi, stiamo vedendo la verità opposta all'unica presenza di un solo io assoluto. Quindi possiamo essere sicuri della vita eterna perché saremo un tutt'uno. Ed essendo un tutt'uno, il tutt'uno, l'insieme di tutta la vita, volendola vedere a nostro modo, essendo essa infinita, noi non finiremo mai di vederla. Ora, poiché l'assoluto si condiziona al relativo per una vittoria reale, la nostra vittoria reale di ciascuno di noi sarà infinita e possiamo contarci e avremo una vita infinita. Certo, quella che sarà conforme al nostro bussare, quella che finalmente, mettendo in atto la nostra libertà, potremo scegliere, scegliendo chi essere oltre noi stessi. Perché se noi fossimo solo noi stessi, saremmo condannati alla nostra miseria. Se tutta la vita è enne e noi siamo un ennesimo, saremmo stati veramente maltrattati da Dio con questo ennesimo, anche se ci è dato tutto. Invece siamo parte di n ennesimi e quello che manca oggi al nostro lo avremo dall'altro lato attraverso la comunione dell'unità di n ennesimi.